Non so se ascolterai tutto quello che sto per dirti. Magari dopo alcuni secondi staccherai perché penserai: io sono differente da questo sfigato, brutto e senza denti, scavato in volto che vuole venire a predicare proprio a me. A me quelle cose non capitano e non capiteranno mai. Io non sarò mai come lui. Questo è quello che diventerai se non ti farai aiutare ad uscire da questo tunnel. Beh, oggi voglio raccontarti la mia storia. La storia di un giovane ragazzo della tua età. Avevo circa 16 anni, una famiglia, degli amici e mille sogni da voler realizzare. Quei sogni che ogni ragazzo di 16 anni ha, una grande forza di conquistare il mondo e grandi occhi che sorridevano alla vita. C'è un però. Già, io a 16 anni pensavo di poter conquistare il mondo e la mia incoscienza mi ha messo nella situazione che oggi vivo. Sai, a 16 anni si è un po' incoscienti. Io allora mi divertivo con gli amici, mi divertivo un sacco. Ma una di quelle sere in cui l'unica parola doveva essere divertimento, invece per me è diventato ben presto incoscienza e scarsa consapevolezza di cosa stavo per fare per divertirmi. È diventato in un attimo sballo. Sì, io per divertirmi mi sballavo. Lo sballo, la follia, il sentirsi un dio di fronte al mondo. Cercavo l'eccesso sempre e comunque, che poi non era esattamente quello che mi avevano insegnato i miei genitori. Credo un po' come i tuoi, che ci ripetono sempre a questa età le stesse frasi: non fare tardi, non fare cavolate. Sai, quelle frasi che a 16 anni ti sarei anche te un po' stancato di sentirti dire. Beh, ti voglio dire una cosa, ricordati che ogni rapporto sano lo distruggerai con le tue stesse mani. L'unico amore ad un certo punto sarà soltanto la sostanza. Guardami, osservami bene, diventerai come me, innamorato solo della sostanza. Oggi quel ragazzo è in comunità. Ammettere e riconoscere il bisogno di chiedere aiuto non è stato facile. Ha dovuto infatti guardarsi dentro e trovare la forza di gridare aiuto a se stesso prima di tutte per la prima volta. Guardarsi allo specchio e ammettere di avere bisogno di un aiuto concreto per ripartire non è stato facile, ma il percorso comunitario gli ha dato la possibilità di trovare se stesso, di riacquisire quella dignità e sicurezza che pensava di aver perso per sempre. Tramite le attività terapeutiche, quel ragazzo che pensava di aver perso se stesso è iniziato passo dopo passo a ritrovare se stesso e quella vita che sembrava essersi fermata ha ripreso colore, ripartendo e affrontando tutte quelle cose lasciate in sospeso per troppi anni. Ha trovato inoltre la possibilità di confrontarsi con persone che hanno avuto trascorsi simili e, raccontandosi ogni giorno, ha capito di non essere solo. Apprezzando il valore e il bello che si può cogliere dalle piccole cose, ha finalmente riscoperto un senso di serenità e pace che pensava fosse ormai smarrito. Io posso dire adesso di essere libera, posso dire adesso di vivere la mia vita e di aver buttato via molto del mio tempo, tempo di vita che non tornerà mai più. Questo ragazzo che ora vedi, che ti sembra tanto distante, potresti essere tu. Tutto dipende unicamente da te. Io ti ho raccontato la mia storia, ho cercato di farti capire che drogarsi è come scegliere di morire e non aggiusterà mai quei difetti che di te in questo momento non ti piacciono, come non ti farà diventare un uomo o una donna da superpoteri. Scegli ogni giorno la vita, perché solo così capirai che potrai risorgere e apprezzare quelle piccole cose e quelle singole cose che la vita ti dona e tornerai soprattutto ad amare principalmente te stessa. È da qui che si comincia. Inizia ad amare te stesso. La vita è un'opportunità. Coglila. La vita è bellezza. Ammirala. La vita è beatitudine. Assaporala. La vita è un sogno. Fanne una realtà. La vita è una sfida. Affrontala. La vita è un dovere. Compilo. La vita è un gioco. Giocalo. La vita è preziosa. Abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. Madre Teresa di Calcutta.